Salve a tutti ragazzi e ragazze, sono Allsnake72, bentornati e bentornate sul Games Channel. Allora, come potete vedere, come l'avete capito già dal video scorso, ho deciso di spaccare in due questi video, cioè di fare una registrazione a parte, perché poi sarebbe diventato troppo lungo. Mi vedete cambiato, in realtà per me sono passati 30 minuti, per voi una giornata e mezza, non lo so. Mi vedete cambiato semplicemente perché mi sono fatto una doccia nel frattempo e già sto risudando. Vabbè, cose di poco conto. La cosa adesso che mi dispiace è non aver registrato però l'arrivo del messaggero. Perché siccome stavo facendo dei viaggi rapidi nei luoghi di Skyrim, destra e sinistra, nell'attesa che lui apparisse, ho deciso di registrare per non appesantire l'hard disk. Però mi sono perso il suo arrivo. Proprio quando sono arrivato qui a Sostem è arrivato. La cosa interessante è che ha detto una frase diversa dal solito. Ha detto: questa sarà l'ultima volta che consegnerò lettere da parte di Ralis perché la faccenda si sta facendo molto pericolosa. Questo è ciò che Ralis ha scritto: semplicemente ho bisogno di te. Poi ho salvato e ok, adesso ho iniziato il gameplay. Nel frattempo ragionavo su questo ho bisogno di te. Stando, diciamo, all'ipotesi che ho fatto nel video scorso, no? Ho detto: va bene, è chiaro, dal quarto o il terzo. Vabbè, dai diari letti di Ralis si evince che lui è controllato da Azidal. Il suo padrone è lui, questo amico invisibile. Il punto di domanda è questo: Ralis è cosciente o no di ciò? Cioè, lo fa perché davvero vuole servire il suo padrone? Oppure lui è inconsapevole di quello che sta avvenendo? Io spero tanto che sia così. Spero che lui sia per davvero inconsapevole. Però questo messaggio mi fa capire, cioè quello che ci vedo io, quindi non è verità, mi fa capire che magari lui delle volte ha degli sprazzi di lucidità. Mi fa capire che lui ha davvero bisogno di me, è un tentativo disperato, per favore aiutami. Non riesce a scrivere una frase intera articolata. Questo è ciò che poteva scrivere. In fretta, dai, sbrigati. Che non ce la faccio più. Secondo me l'ha fatto in un momento appunto di coscienza. E io mi devo sbrigare. Non posso permettermi il lusso di andare piano. Ma ci sono problemi in agguato. Allora, uè, no, che è successo? Ah, ok. Un Ne ho attimo si già era abbastanza di buggato. te. No, è inutile questo, è inutile. Utilizziamo però. Teniamo sventolare il bambino nel frattempo, va. Anche se. Vabbè, è inutile utilizzarla contro lei. Lasciate perdere. Soliti miei vuoti. Però nel Era una promessa. tumulo le utilizzerò spesso adesso, eh. Cara mia, ma chi te l'ha fatto fa? Chi te l'ha fatto fa? Poveraccio. Allora, sbrighiamoci, andiamo verso di lui. È mia intenzione di discutere di Eyleid e Azidal, perché c'è quella connessione che abbiamo letto anche nel libro. Può nascere davvero una discussione buona, perché poi ho ragionato su alcune cose. Su quel termine, sul termine primigenia. Ricordate nel video scorso ho detto ci devo pensare, quando eravamo proprio qua. Ci ho pensato, devo soltanto mettere in ordine le cose che ho in testa, e come al solito non sarà facile, mentre gioco. Oh, cosa è successo, Ralis? Cosa hai fatto? Cosa ti ha fatto fare, dai? Cosa ti ha fatto fare? Ha ammazzato tutti. Diario. Vediamo se riusciamo a capirci qualcosa. Lord Azidal chiede altro sangue e io lo accontento di buon grado. Gli uomini che ho soldato hanno delle anime pie, perciò spesso ne serve più di uno per ottenere l'effetto desiderato. Non scriverò altro, non ce n'è bisogno. È giunto il momento di risvegliare il maestro e donargli il destino che si merita. Ha bisogno di sangue? Di anime? Per risvegliarlo c'è bisogno di sangue? Mi sento ignorantissimo. Perché c'è bisogno di sangue per risvegliarlo? Di energia. Di anime, questo posso anche capirlo, però. Vabbè, forse lo capiremo poi. A meno non ci arrivo. Spero tanto di. Guarda, io lo so già come andrà a finire il tutto.
Cioè, mi immagino Ralis che ci viene incontro e bisogna ammazzarlo. Oppure lo ritroveremo morto, malissimo, ucciso dallo stesso Asidar. Una volta che l'ho utilizzato per i suoi scopi, poi lo ammazza. È probabile. Allora, comunque, abbiamo l'incantesimo di luce, andiamo. E a proposito di questo, a proposito degli incantesimi di luce, a proposito della magia della luce, voglio parlare degli Aled, ma prima iniziamo a raccontare un po' la storia di Asdal e riviverla. Adesso questo dovrebbe essere quasi certamente. Ti è andata bene. Quasi certamente l'ultimo step riguardante Asdal. Quindi, perché non rivivere insieme la sua storia? Ah, non ho abbastanza magica. Però, siccome la voglio utilizzare. Aspetta, no. Oh no, no, ce ne sono abbastanza. Utilizziamola. Là. Soffrite. Stupendo. Non potete nulla contro di me. Allora, qui c'è il muro, quindi molto probabilmente adesso lo hanno liberato del tutto. Possiamo prendere un nuovo tomb. Ci sono nemici? Parrebbe no. Parrebbe no. Vento, ciclone. Ah, ragazzi, ovviamente io non sto aggiornato. Il Tomb crea un ciclone turbinante che semina il caos tra i nemici. Sembra interessante. Non sono aggiornato i vostri post perché io lo sto giocando praticamente subito. Capito? Li sto giocando affilati i gameplay. Ok, adesso questo lo proveremo con i prossimi Draugr, va? Con i prossimi nemici. Allora, Asidal e Enki sono davvero simili. Lo dissi subito appena finì la lettura del suo libro, del libro di Asidal, Discesa di Asidal. Allora, Asidal proviene da Sartal, che era la capitale di Skyrim un tempo, no? Agli inizi. Viveva lì. Però lui, diciamo, è cresciuto e ha vissuto là. A un certo punto, però, lui non si accontenta, era già un grande incantatore, ma non si accontenta e vuole migliorare. Vuole migliorarsi, vuole diventare più grande. Questa. Ah, grandissimo, è bellissima! Questa è la prima connessione. Questa è la prima connessione con Enki. Non si accontenta, va via dal suo paese per diventare più grande. Enki da Anvil, paese di Cyrodiil, non gli piace la mentalità che hanno gli uomini lì, quindi decide di abbandonare tutto, lasciarsi tutto alle spalle e viaggiare il mondo per capire di più. Altre civiltà, altre culture, altre mentalità, no? Quindi una persona diventa davvero molto più grande di quello che può essere rimanendo nello stesso paese, nella stessa civiltà. Lui, come faccio dire a Enki nel video 51 del primo atto, vede davanti a lui persone che non ragionano come se stesse, come io, ma come noi, e questo lo devasta. Ora, qui comunque non vedo nuove aperture. Qui non c'è niente. Ok, allora andiamo qua. Quindi viaggia, prima connessione con Asidal. Asidal apprende nuove cose, diventa più potente, torna a Sartal e vede il disastro. Sartal è distrutta. Sartal è completamente massacrata per via della battaglia che c'è stata fra Atmoriani e gli Elfi della Neve, storia che conosciamo molto bene, ne abbiamo parlato in passato tanto tempo fa. Questi li colpiamo. No, santo Dio! Questi li colpiamo con la balestra nanica. Andiamo così. Sì. Lui in quel caso provò odio e senso di vendetta. Però sapeva benissimo che non poteva nulla contro. Ma andiamo, sfottiamone. Ce ne sono altri. Un po' incosciente sono stato. Non poteva nulla contro un'intera razza. Contro gli Elfi della Neve che erano presenti lì a Sartal. Quindi viaggiò di nuovo per andare a capire, per cercare di capire le conoscenze incredibili che avevano
altre due razze, la razza Dwemer e la razza Aelaid. Come abbiamo letto nel libro, adesso lo leggeremo insieme, di nuovo quel pezzo che è interessantissimo. Dai Dwemer apprese le sette nature del metallo e la loro armonizzazione. Questo qui fa riferimento all'architettura tonale. Ora, non so se l'ha appresa nella sua totalità, anche se l'ha appresa in una parte, fatto sta che è un fenomeno. È un fenomeno. Dai Aelaid le antiche rune e la primigenia magia, che perfino gli elfi cominciavano a dimenticare. Allora, primigenia, letteralmente, che significa questo termine? Primigenia è qualcosa che si trova in origine, molto tempo fa, agli inizi, si trova vicino agli inizi, vicino alla fonte, ok? Che perfino gli elfi cominciavano a dimenticare. Gli Aelaid erano pazzeschi. Loro, ripeto, adoravano questo. La magia della luce. Loro la ritenevano più pura del fuoco, tanto che loro la utilizzavano come illuminazione e non il fuoco. Il fuoco era un elemento grezzo, no? Questo già ve l'ho detto. Erano in grado di utilizzare la magia come pochissimi altri, no, come nessun altro. E come dice il libro, questa conoscenza è andata persa. Cioè, i Merr venuti dopo non sono ai livelli degli Aelaid. Questo mi ricorda un po' gli egiziani con le piramidi. Le piramidi più antiche ancora sono in piedi, quelle più nuove si stanno sfasciando. Questo fa capire che sono stati più abili quelli del passato, quelli più all'inizio, quarta dinastia in su. In giù. Quarta dinastia, quinta dinastia, sesta dinastia. Allora, qui cosa c'è nel frattempo? Aquila, aquila. Qui possiamo girare. Lì c'è una grata e due muri. Vabbè, intanto facciamo questo che mi sembra elementare. Pirla. Olè. Ok, si è aperto il passaggio qui. Per aprire questo. Vediamo. Non possiamo girarla. Ok. Balena. Sono le due figure che bisogna adesso utilizzare per aprire quel cancello. Balena. Penso che anche questo sia abbastanza elementare. Facciamo un po' così. Olè, è fatta. Armatura della retribuzione di Azidal. Comunque, quando sto attento, le trappole non ci sono. Invece, quando vado tranquillo, le becco sempre. I nemici che ti attaccano in mischia hanno una minima probabilità di restare paralizzati. Stupendo. Ok, possiamo scendere. Avevo sentito qualcosa. Allora, vabbè, qui c'è luce, possiamo riequipaggiarci con la sventura del vampiro. Non penso che sia un problema per voi, no? Poi, oltre questo, sento chiacchierare. Vabbè, qui approfittiamone. Guardate, guardateli. Stupendo. Non potete nulla contro di me. Gli Aelaid, quando guardavano ad esempio le stelle, alzavano lo sguardo e guardavano il cielo stellato, e rimanevano incantati dalla luce di stelle. Non voglio fare una correlazione con il Kim, una luce di stelle, vi ricordate? No, ma proprio letteralmente rimanevano affascinati dalla luce, dall'illuminazione di esse. Prendiamo le stelle cadenti. Le stelle cadenti in questo universo non sono come le stelle cadenti che conosciamo noi. Sono frammenti meteoritici, cristalli di ferro e vetro,
che provengono da Laterius, che passano attraverso gli strappi, quegli strappi che noi chiamiamo stelle. Strappi che sono degli ETA quando sono fuggiti. Hanno creato stelle e sole e Magnus. Ora, sia Magnus, no, sia Magnus per gli Ailed vale tantissimo, cioè è una di quelle figure che loro veneravano, come Auriel, lo stesso anche Magnus. Entrambi hanno a che fare con la luce, no? Ok? Questi frammenti, questi cristalli, loro li sapevano lavorare in maniera incredibile, quindi li raccoglievano e li lavoravano, grazie alle magie e agli incantamenti. Tutti voi conoscete le pietre di Varla, conoscete le pietre di Welkind, i pozzi di Ailed. Tutto hanno a che fare con la loro tecnica clamorosa. L'ora è giunta, Asidal risveglia, questo è il nostro amico Ralis. Prima di entrare lì, voglio completare il discorso e più che altro voglio aprire questa parte qua. E non vedo però figure. Vediamo un po'. Vabbè, era ovvio, ma per capire. Parte possiamo andare a tentativi, sono solo due per carità, però fare le cose a casa a me mi dà sempre fastidio. Allora. Proviamo. Non sono andato a caso, non sono stato fortunato, ci ho ragionato. Semplicemente Aquila, Aquila abbiamo fatto sopra, Balena, Balena abbiamo fatto sopra, qui era Serpente, Serpente, quindi due animali. Uguali, però differenti da quelli sopra. E il modo della visione di Asidal. Oh, ok, questa volta sono riuscito davvero a anticipare la trappola. Vediamo un po'. Ormai il set penso che sia completo. Gli incantesimi di evocazione delle rune consumano il 25% in più, ma hanno una portata maggiore. Micidiale, micidiale. Le pietre di Welkind, stavo dicendo, che possiamo trovarle, sono frutto della loro lavorazione clamorosa. Sapete cosa significa nella loro lingua Welkind? Significa figlie del cielo. È bello quando, cioè, bravi sviluppatori, perché hanno dato questo nome a quel tipo di pietra? Perché è ciò che loro vedevano. Cioè, figlie del cielo, a me dà l'idea, è una mia riflessione, è un mio ragionamento, a me dà l'idea che il cielo partorisce attraverso i. Non è una battuta sessuale. Attraverso i buchi, attraverso le stelle, partorisce quei frammenti lì. Ecco perché figlie del cielo. È un po' come abbiamo fatto noi nell'antichità, in passato. Faccio un esempio biblico, ad esempio, per dire. I patriarchi, Enosh, Enoch, Seth. Yared, e così via. Per esempio, prendiamo Yared. Yared significa letteralmente discesa. Vuol dire che tempo fa, ai tempi suoi, quando lui nasceva, in quei periodi ci fu una discesa importante. Ok? Per l'appunto, discesa. Il suo nome ha quel significato. E con la stessa cosa hanno fatto gli Ailed. Guardando un avvenimento, hanno attribuito il nome a quell'oggetto. Dopo continuo il discorso, adesso non posso più ignorare queste sue frasi. Allora, la torcia è inutilissima. Vabbè, andrà di magia Asidal. Grande mago, grande ingannatore. Com'è possibile, no? È ovvio, è ovvio. L'urlo non lo so cosa mettere. Mettiamoci la collana di difesa. Non so quale elemento. Resistenza alla magia, più 22%, che tra l'altro è maggiore anche di quelle singole come elettricità. Questa teniamocela, che secondo me è buona. Poi ci mettiamo. Poi vedremo. Nel caso anche un elisir ci beviamo. La cura, perché io ho soltanto la cura, la pozione di cura, quella scarsa. I colpi di questo saranno devastanti, secondo me. Facciamo anche così. Così non perdo tempo nel mentre. Non voglio fare lo scarsone, ma è per prendere tempo. Io mi immagino un'arena, rimango qui e vedo che elemento ha. E nel frattempo magari una o due frecciate gliela do. Vediamo.
Bella presentazione, Asidal. Spero che il tuo elemento non sia elettricità. Fuoco. Fuoco. Allora, beviamoci. Elisir, resistenza al fuoco. Utilizziamo l'Enomelish, no, perché è di fuoco. L'Atrasis, che va di ghiaccio. L'aura di Stendera, visto che siamo tutti non morti. E... come urlo? Rallentatempo. Rallentatempo mi piace. Oh, attento però. Devo stare attento. Cura rapida. Allora. Andiamo. Devo stare attento ai suoi colpi. Secondo me sono davvero devastanti. Maledetto. Bene, andiamo verso di lui. Dai. Beh, sicuramente ha un'ottima difesa. Sono fortunato che non mi sta colpendo. Ecco, adesso sì. Rimettiamolo. Pozione di magica. Bisogna davvero non dargli respiro, secondo me. Che gli manca poco. È andato. Ok. Ah no, gli altri sono morti nello stesso momento in cui lui è morto. E tu? Ok. Cos'è successo? Che cosa ho fatto? Che sta succedendo qui? Io non ricordo. È da quando sono qui a Kolbjorn che sento delle voci, sussurri, pensieri, visioni che si facevano sempre più insistenti. Invisibili. Mi martellavano nella testa. Un paio di volte sono svenuto. È stato prima che il Draugr si risvegliasse. Sentiva le voci, ho detto bene. Amici invisibili, è davvero le voci che sentiva nella sua testa. Che poi, ok, è stato Asidal. Però ci ho visto sempre bene allora. Ha ucciso i minatori. Non lo so. Forse è quello che voleva lui. Aveva bisogno della loro energia. Non lo so, ma spero di no. Forse io ti prego, devi credermi. Aveva bisogno della loro energia, del loro sangue per risvegliarsi, per diventare potente. Allora, non voglio essere superficiale. È possibile anche che lui mi stia mentendo adesso e fa finta di niente. Però, diciamo, sia in questo video, sia nello scorso, vi ho detto voglio fidarmi di lui. Secondo me lui era controllato e non era cosciente, visto che è stata la mia interpretazione che ho preferito, tra le altre. Gli voglio credere. Ma certo, certo. Non parlatemi mai più di tumori. Mai più. Me ne andrò a Roccia del Corvo. Tu non ne parlerai a nessuno. Se mi vedi là, basta che mi fai un cenno e vedrò di aiutarti come posso. È il minimo che possa fare. Ma tu... a nessuno. Ma io non ce l'ho così tanto con lui. Se era controllato, che cosa può farci? Il suo problema, il suo errore è stato quello di essere affascinato a questo posto, da quella voglia di prendere le reliquie.
Ok, vabbè, ma la tentazione è tanta, anche io ce l'ho, di andare in un luogo come questo, fare degli scavi per prendere dei tesori. Ragazzi, vedete qua? Il rendering rovinerà tutto. Renderà quest'acqua totalmente nera, ma in realtà è rossastra. Ora, molti di voi lo sanno perché ci hanno giocato, ma è così, è rossa. Questo è sangue. Quindi ha avuto bisogno di tutti questi. Questo sangue per tornare a essere quello di un tempo, tra virgolette, per risvegliarsi. Aumenta la resistenza al fuoco del 50% e il danno degli incantesimi da fuoco del 25%. Bellissima la maschera. Una parte illuminata. Ok, beh, qui la maglia d'ebolo non mi ci piace, però è bellissima. Forse la maschera più bella esteticamente, per quanto mi riguarda, al momento. Che personaggio. Che personaggio. Quindi, ritornando a noi, al discorso di prima. Gli Elite erano capaci di fare ciò. Erano capaci di utilizzare la magia in quel modo. Conoscenza andata persa più avanti. Ora, secondo me, alcuni ci riprovano. Ci provano, ma non riescono a essere come loro. Cercano di emularli, ma non sono come gli originali. Secondo me gli Altemer magari provano a fare quello che hanno fatto gli Eled, ad esempio. Questo è lo stesso discorso, delle torri. Torre, pietra. Sappiamo che le due torri, le prime due, sono state fatte dai divini, ok? Torre adamantina e torre rossa. Pietra zero, la convenzione era quella che c'è stata ai tempi, cioè l'assemblea è la convenzione stessa, e il cuore di Lorcan. Ora sono due fonti di energia potentissime, non possiamo noi ricrearle, possiamo avvicinarci, possiamo fare magari una cosa simile, cioè la funzione, possiamo ricreare la stessa funzione con le torri e con le pietre, ma non possiamo arrivare a quel livello lì. Ora la fonte di energia però che più si avvicina a quella è la Dawn Magic. Discussione che ho avuto con Desperate Tandy. Perché vi ho fatto questo discorso? Perché secondo me la primigenia potrebbe essere la Dawn Magic. Letteralmente, che significa? Ripeto, primigenia significa qualcosa che è in origine, che si avvicina all'inizio del tutto, no? Quindi dà troppo l'idea di Dawn Magic, che è una fonte di energia che è l'energia che sta più vicino alla fonte principale, quindi più potente di quella semplice, di quella normale. Gli Aled quindi conoscevano questo, ed Azidal anche a questo punto. Poi si può fare anche la discussione relativa a Kim, a tutto. Ovviamente possiamo correlarci tutto, ma diverrebbe lungo, una lunga discussione. Adesso non è il momento, anche perché il tempo sta per finire per me. Quindi pensate voi, il fatto di non accontentarsi porta a questo, porta a scoperte clamorose. Tutta la mia serie ruota su questo. Spingersi, andare sempre oltre, non fermarsi mai. Il pensiero positivo. Il pensiero positivo. Questa è una cosa che va tanto di moda oggi dire. Pensa positivo. Per me è veleno puro il pensiero positivo. Perché il pensiero positivo ti fa dire questo. Tu stai bene così come stai. Tu devi accettarti per quello che sei, non avere problemi. Va tutto bene, non c'è bisogno di altro, stai bene così. Terribile. È la morte dell'individuo. È la morte de dell'individuo. Cioè, davvero? Dopo Azdal tu mi mostri questo? Che bella la rappresentazione di Hermes Mora. Parte che, davvero, Azdal, Hermes Mora. Mi fa sentire piccolo piccolo, mi fa sentire. Non posso entrare nel libro nero, questo lo faremo nel prossimo video. Non posso. Adesso concludo la storia di Azidal e nel prossimo andremo qui. Torneremo ad Apocrypha. Certo è che io i libri me li aspettavo insieme a queste particolari, non così. Non così. Che bello. Una cosa inaspettata, mi piace quando mi sorprendono. Quindi
Quindi Asidal sapeva dell'architettura tonale, sapeva della Dawn Magic o comunque le conosceva. Lui sapeva anche dell'arrivo di Isgrimor e dei 500 compagni. Stringe un patto di alleanza con loro, incanta le armi, stringe un patto con loro, incanta le loro armi, è questo il patto. I compagni già erano potenti per conto loro, ma grazie alla grandissima sapienza che aveva di incantamento Asidal, grazie a questi compagni hanno sconfitto gli Elfi della Neve. Io sono convinto che è anche merito di Asidal e che se l'hanno spuntata è proprio... cioè se la battaglia ha avuto questo squilibrio da una parte, è proprio grazie a lui. Quello era un portentoso, era un mago incredibile. Poi niente, poi dopo questa vicenda lui scompare, adesso non ricordo bene la conclusione del libro, e si parla appunto che potesse essere qui, sepolto a Kolbjorn. Di Aleid e altro si può discutere molto di più ovviamente, cosa che farò quando giocheremo Oblivion, e lì parlerò di tutto quello che conosco perlomeno. Sicuramente grazie a voi poi capirò altre robe. Ancora una conferma dello Starmie del suo doppio utilizzo. E va bene. Ragazzi, il video si conclude qua. Nel prossimo apriremo il libro. Cercheremo di scattare la foto alle pagine, così riusciremo a leggere perché sarà veloce, no? Poi si richiuderà e non possiamo fare niente. Cosa ho dimenticato? Cosa ho dimenticato degli Aleid, di quello che erano capaci? Coerenti ad Asidal adesso? Non mi sovviene nulla. Ragazzi, vi saluto, buon fine settimana a tutti. Grazie per aver guardato questo video. Ciao.